Buongiorno ragazzi! Oggi il video lo faccio col cappuccio, no, non è vero, ma fa freddissimo fuori. E niente, oggi mi preparo insieme a voi. Vediamo di aggiustare un po' questa luce in questo video che è sparaflesciatissima perché fuori è praticamente ancora buio. Sono le 8:07 del mattino. Stamattina incontro una ragazza che mi segue qui su YouTube e su Instagram e mi ha detto: "Dai Giulia, ci vediamo." Siccome ho scoperto che abita non tanto lontano da casa mia, cioè in realtà non è proprio qui dietro, però non è neanche così lontano, cioè con la macchina alla fine una mezz'oretta e ci arrivo. E quindi niente, stamattina mi preparo insieme a voi perché vado ad incontrare questa ragazza, sono un sacco contenta, mi fa tantissimo piacere quando vi incontro di persona perché un conto è parlarsi così con il telefono davanti, con non lo so, il computer davanti, un altro conto poi è incontrarsi di persona ed è veramente bellissimo, quindi sono super super contenta. Lei abita a Parco Leonardo, che è praticamente il centro commerciale, quello che sta a Fiumicino, cioè che sta sulla Roma Fiumicino. E niente, oggi vado lì cercando magari di non spendere soldi, che quando si va in un centro commerciale è sempre pericoloso, anche se in realtà mi dovrei comprare un paio di pantaloni, perché sono praticamente rimasta senza. Avete presente quando avete tanti jeans? Perché alla fine io porto quasi solo jeans e di pantaloni. Un po' di correttore qui perché ho una piccola crosticina di un brufoletto che con il fondotinta non si copre. E vi stavo dicendo, avete presente quando avete tanti pantaloni, però uno si è praticamente allargato di quelli elasticizzati e non vi sta più, un altro magari vi sta stretto, un altro vi sta scomodo, un altro non vi piace come vi veste? Ecco, praticamente sono arrivata più o meno a quel punto. E quindi credo sia arrivato il momento di comprarmi un paio di pantaloni nuovi, anche perché è un sacco che non mi compro i pantaloni, quindi devo assolutamente farlo. Oggi ho deciso di fare questo Get Ready With Me, ma in realtà non so neanche di cosa parlarvi, perché non mi sono preparata a nessun discorso, non ho detto "Ah, faccio il Get Ready perché voglio dire questa cosa ai ragazzi", no, ho detto "Boh, accendiamo la macchinetta e iniziamo a parlare un po' così a bambera". Non so neanche che trucco fare oggi. Vorrei qualcosa di semplice, anche perché, voglio dire, mattina presto non mi va neanche di stare lì a truccarmi troppo. Non perché credo sia fuori luogo, ma semplicemente perché stamattina non ho voglia di fare un trucco pesante. Oggi devo assolutamente trovare il tempo di mettere l'autoabbronzante, perché domani, o comunque dopodomani, cioè questi giorni, voglio registrare la prova del fondotinta Infallible di L'Oreal. Mi sbaglio sempre quando dico L'Oreal o Maybelline, le scambio sempre. Voglio fare la prova di quel fondotinta. Il problema è che l'avevo preso quando ero più scuretta. Non mi ricordo se quest'estate, l'estate scorsa, boh, l'ho preso un sacco di tempo fa. O forse avevo semplicemente sbagliato il colore del fondotinta. E quindi per provarlo, ovviamente, non posso metterlo su di me adesso perché si vedrebbe parecchio lo stacco. Quindi devo per forza mettere l'autoabbronzante, sperando che con una mano riesco ad arrivare a quel colore. Diciamo più o meno sì, anche se sono davvero tanto chiara in questo periodo dell'anno. Poi, siccome sto sempre davanti al computer in questo periodo, non sto uscendo per niente di casa, quindi la mia pelle sta diventando praticamente grigia, non vede la luce del sole. Metto un po' di correttore su queste occhiaie che sono terribili. Non le sopporto più. Ecco, l'unica cosa del mio viso che correggerei, diciamo a livello di chirurgia, se così si può chiamare, sono le occhiaie. Farei soltanto quello, nient'altro. Semplicemente perché mi stanno davvero, davvero sul cavolo. Poi, siccome io ho un occhio, diciamo, simil asiatico, quello che succede è che, non lo so, appena inclino leggermente il viso sembra che abbia due borse così giganti, ma invece non sono neanche così tanto accennate. Però per la mia tipologia di occhio non ho neanche tutte queste occhiaie, ma non lo so, me le fanno sembrare ancora di più. E diciamo che se non le trucco sembra davvero che io stia male, non lo so, che abbia fatto 2 giorni di pianto, che non dorma da una settimana. L'altro giorno, cioè ormai settimana scorsa, sono andata a Euroma 2
e c'era il negozio quello della Nashi o Nashi Argan, si chiama qualcosa del genere. E sono entrata perché credo il loro prodotto di punta, comunque quello con cui siano usciti, sia come si chiama? Tipo quell'olietto per capelli, che dovrebbe essere appunto all'argano, intanto io perdo i capelli come se non ci fosse un domani con questa parrucca che mi ritrovo in testa. E volevo acquistarlo, però siccome ha un prezzo abbastanza alto, ho detto ma magari prima chiedo a qualcuno se l'ha provato. Diciamo che alla fine costa 34 euro visto il negozio, però alla fine di queste cose per i capelli io ce le spendo anche perché tanto alla fine se ne usa davvero pochissimo, quindi va a finire che un coso del genere per i capelli, un 100 ml, mi dura da, non dico un anno, però quasi. Quindi anche se costa magari una trentina di euro, che sì, è tanto, però diciamo che per quelle cose ce li spendo un pochino più di soldi. E niente, volevo chiedervi se qualcuno di voi l'avesse provato perché sono curiosissima. Cioè, c'era il tester, io un po' me lo sono spremuto e l'ho messo leggermente sulle punte dei capelli. Mi sembrava, cioè, mi sembrava buono come prodotto. Però ecco, sono curiosa di sapere se qualcuno di voi l'ha provato, se lo usate su capelli bagnati, asciutti o su entrambi, o se non lo so, ne avete sentito parlare bene perché magari una vostra amica lo utilizza, fatemelo sapere perché penso di andare a comprarlo. Poi la cosa carinissima è che c'era il tester, stavo con Andrea e mi sembrava anche brutto. Io ho detto, oddio, amore, ma me lo metto sui capelli? Cioè, ok, c'è il tester, però mi sembra bruttissimo andare in un negozio, spremere il coso e stare lì e metterselo sui capelli. Quindi l'ho preso proprio leggermente, poi ho fatto un po' così sulle punte, giusto per sentire che effetto dà sui capelli perché mi sembrava brutto metterlo proprio su tutti i capelli. Oggi non so neanche che trucco realizzare perché a parte che è mattina e non mi va di, cioè, allora, non è che perché è mattina non mi va di caricare gli occhi perché lo faccio spessissimo, ma stamattina in particolare devo starlo dire, dicevo, stamattina in particolare mi sento gli occhi un po' stanchi. Quindi non voglio andare a caricarli troppo, magari metterò un paio di ciglia finte, quelle sì, però non mi va di fare un trucco troppo troppo pesante a livello di colori. Però non ho idea di che cosa voglio realizzare. Penso che andrò con la mia classica sfumatura leggera, un colore chiaro sulla palpebra mobile, boom, fatto il trucco. Che novità, però ragazzi, che c'è, cioè, alla fine quando vedete perché non faccio mai le sopracciglia mentre parlo, perché non ci riesco. Dicevo, quando uno trova il tipo di trucco che gli piace, che sta bene al proprio occhio, alla fine, quando deve fare un qualcosa di veloce, qualcosa, un giorno in cui non vuole sperimentare ma stare nella comfort zone, niente, non riesco a parlare mentre faccio le sopracciglia. Alla fine si realizza sempre una versione di quel trucco lì, però penso sia più che normale. Faccio le sopracciglia e poi continuo a chiacchierare perché avete visto che sennò non riesco. Non riesco ad intrattenervi. Guardereste solo me così. Ok, oggi ho deciso che voglio utilizzare questa palette di Morphe che non uso da un sacco di tempo. All'inizio era un'edizione limitata, poi invece l'hanno messa nella collezione permanente. E questa è la 15N, una palette carinissima che ha 3x5, 15, giusto, 15N, 15 colori. E gli opachi sono molto molto carini, gli shimmer non tanto, nel senso che non sono super mega scriventi come invece sono gli opachi. Comunque voglio fare un mix di, diciamo, prenderò questa palette e poi utilizzerò un altro colore. Prima di tutto utilizzo il colore chiaro qui sotto. No, ok, apposta, me lo ricordavo, infatti così non è abbastanza chiaro, è tipo un color pelle, ma non un color pelle Giulia, un color pelle persona normale, quindi ovviamente è più scuro di me. Quindi prendo come al solito il chiaro dalla palette di Kat Von D. Se vi chiedevate perché utilizzassi sempre questo, il motivo è che mi trovo bene spesso nelle palette, il colore chiaro non è abbastanza chiaro per me. Allora, sono curiosissima di sapere, e scrivetemelo con un commentino qui sotto, quali sono i video che vorreste vedere prossimamente. Ora utilizzo Opal, che è questo marroncino qui nella piega dell'occhio. Sono curiosa di sapere sia che tipologia di video volete vedere, del tipo come mettere l'ombretto, cose del genere. Vorrei fare anche un video su come
abbinare gli ombretti, perché in tanti me l'avete chiesto, avendo la palette davanti, come si abbinano gli ombretti per fare un trucco. Quello lì lo vorrei davvero fare, quindi lo vedrete nelle prossime settimane, piccolo spoiler. Però scrivetemi anche se volete vedere qualche recensione di un prodotto in particolare, oppure Giulia, settimana prossima usciranno i fondotinta di Morphe, devi assolutamente provarlo e farci sapere come ti trovi, e oppure mi piacerebbe tantissimo vederti provare quella palette. Scrivetemi tutto qui sotto, così magari riesco a capire a cosa siete interessati, cioè cosa volete vedere prossimamente. Con un pennellino più piccolo prendo Editorial, che è questo marroncino qui, scurisco leggermente la piega, nulla di eccessivo. Mi piacciono un sacco gli ombretti di Morphe, ragazzi. Ho anche altre palette che sono, anzi ce n'ho solo un'altra di Morphe se non sbaglio, che è la 35F, e anche quella non l'ho più utilizzata perché alla fine mi ritrovo sempre a provare cose nuove. Però gli ombretti di Morphe secondo me sono davvero molto molto belli, si sfumano benissimo, cioè veramente anche un principiante che non sa fare la sfumatura con questi riesce a farlo, a farla. Sapete, spessissimo quando monto i video mi rendo conto delle cavolate che dico quando registro, cioè del tipo, non lo so, utilizzo l'articolo femminile per un nome che poi è maschile. Però quando sto qui da sola, calcolate che mi sto truccando. Devo intrattenere la conversazione, perché alla fine, se ci pensate, in questo momento sembra che io stia parlando con voi, ma realmente io sto da sola, quindi è una cosa che ho imparato a fare con il tempo. All'inizio stavo tipo così, fissavo la telecamera e non dicevo nulla. Però quando ovviamente si registrano i video, si fanno video per YouTube, si parla da soli, quindi bisogna fare tante cose insieme e bisogna controllare che l'inquadratura sia giusta, che la telecamera stia registrando, e alla fine mi rendo conto che dico degli sfondoni incredibili, cioè, e poi magari delle volte non riesco a tagliarli, delle volte ci riesco perché, non lo so, magari quella frase non è importanza, quindi se ho detto una cosa che veramente non si può sentire prendo e la taglio fuori. Però altre volte non mi è possibile, quindi dico mamma mia, ma chi mi sente che pensa? Sto prendendo gli stessi due colori che ho messo nella parte superiore per fare una piccola sfumatura qui nella parte inferiore. Vorrei fare anche un ordine sul sito di Morphe per prendere qualcosa di nuovo, soprattutto per riprendere la spugnetta, quella che utilizzo per il correttore. Però sul sito di Morphe Europa è praticamente quasi tutto sold out. Volevo prendere delle nuove palette, nuove cosine, però è tutto sold out, quindi ho detto vabbè, magari aspetto che rimettono qualcosa, se no non c'è praticamente nulla da comprare di quello che volevo. Sono curiosissima però di provare i prodotti, quelli della base, quelli che dovranno lanciare tra qualche giorno. Forse quando vedrete questo video già li avranno lanciati, ora non so quando verrà pubblicato. Che bello questo ombretto, sto mettendo questo qui che è di Color Drain Glamour, stupendo, mi piace tantissimo. Appunto vorrei provare quei prodotti per la base, perché se non sbaglio lanceranno fondotinta, correttore cipria, forse anche qualche primer, non mi ricordo ora esattamente, l'ho visto in una storia di Jaclyn Hill. E il problema è che penso sia uno di quei fondotinta all'americana, cioè tipo quei fondotinta pesantissimi, super coprenti, perché già l'hanno annunciato che è un fondotinta super coprente, quindi potrebbe essere o un fondotinta rivoluzionario tipo wow, hanno lanciato una grande figata, oppure è il solito fondotinta pastone che si spiattellano in faccia agli americani per, non lo so, coprire ogni minima cosa che c'è sul viso. Secondo me potrebbe, è uno di quei fondotinta che rischia di essere o un super top o un super flop. Sono delle impressioni così proprio a freddo, non ho provato nulla quindi non so dirvi. Come diciamo righina per andare ad allungare un pochino l'occhio, non mi va di mettere né matita né eyeliner né nulla del genere, non voglio forse neanche applicare le ciglia finte. Proviamo a mettere questo viola scuro qui che si chiama Sin. Vediamo se è abbastanza scuro per andare a definire l'occhio, altrimenti prendiamo... Sì, ci sta.
Ci sta tutto. Cioè, praticamente non si vede che è un viola, è una specie. È un viola talmente scuro che neanche ci si fa caso che è viola. Ok, ora metto il mascara sia sopra che sotto e gli occhi sono finiti. Come rossetto voglio applicare una matita di W7, questa qui è Nude Nude. E poi sopra ci voglio mettere un rossetto di Charlotte Tilbury, però prima metto questa matita. Sopra ci metto questo rossetto che è Pillow Talk di Charlotte Tilbury, vediamo cosa esce fuori. Sì, molto molto bello. Questo rossetto mi piace tantissimo. E voilà ragazzi, questo... Non ho il rossetto sui denti. Questo è il trucco completato. Faccio sempre così quando finisco il video. Faccio... Quindi ragazzi, questo è il trucco. Poi dico, oh mio Dio, fammi vedere se ho il rossetto sui denti. Invece no, non ce l'ho. Quindi questo è il trucco completato. Spero di avervi tenuto compagnia. E se il video vi è piaciuto ricordatevi di spolliciare lì in su. Oppure se siete nuovi di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. E vi mando un grandissimo bacio. E ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao!